Siamo in compagnia di Alessandro Grande, oggi al debutto nella Fiorentina Basket in campionato a San Marcellino. Direi, Alessandro, un gran debutto. Da quando sei entrato hai dato una svolta e un'energia diversa alla squadra, oltre alle bombe, oltre ai tiri da tre punti, ma un'energia diversa. Sì, sicuramente l'impatto iniziale era quello un po' più complicato, perché non è stato mai un infortunio di chissà che entità o grave, però comunque era due settimane che mancavo dal campo, quindi l'impatto, il ritmo partita era quello che era un po' più difficile da trovare. Invece devo dire che anche con le due compagni, con la giusta tranquillità, fare le cose man mano, mi sono subito reinserito con abbastanza facilità, devo dire, sono contento. Sei entrato al posto di Mazzucchelli, poi in un certo momento della partita, nel terzo quarto, anche forse quarto quarto, coach Nicolai vi ha messo in campo insieme, avete giocato un po' col doppio play. Come ti sei trovato? No, molto bene, perché Mazzu è un ragazzo super, è un atleta professionale, quindi è uno che si sbatte sempre e sai che se è al tuo fianco comunque c'è sempre una spalla coperta. In più, in quel frangente, se non sbaglio, c'era anche Berti, quindi sicuramente è stato un momento in cui il coach voleva che la palla fosse trattata in un certo modo, l'ha reputato un momento importante e credo che questa possa essere una nostra forza nei momenti magari anche più caldi delle partite. Sono contento, insomma, di... Un appello ai tifosi perché vengano a sostenere questa Fiorentina Basket che sta crescendo di giornata in giornata. Ma semplicemente perché noi crediamo nel lavoro che facciamo tutti i giorni in palestra e vi assicuro che non è poco. È un gruppo di ragazzi coinvolti, di ragazzi che si sacrificano ogni giorno, lo staff, il coach stanno veramente tutto il giorno a preparare ogni formazione possibile per aiutarci a dare il meglio, quindi noi ci mettiamo l'entusiasmo, noi ci mettiamo il nostro lavoro, ma se voi venite a sostenerci sicuramente tutto sarà più facile e magari anche più bello andando avanti. Grazie.